Buongiorno, buongiorno e bentornati su TCS, Telecosa Smeralda, il magazine, un racconto di oggi che si snoda ancora con i turisti, visto anche complice la temperatura, i turisti ci sono, peccato, peccato per i voli, dai turisti ai mercati, centro sociale ma non solo, il mercato di Pirri di Sbingias riapre, ancora Olbia e il cicloturismo, poi la settimana dedicata al mito, Gigi Riva Football Week e infine cartoline di Sardegna. Iniziamo con l'extra alberghiero che funziona e come, peccato, rimane sempre quella versativa, peccato per i trasporti. La qualità dei servizi è quella attrazione che in questi anni è cresciuta a dismisura. La Sardegna piace, piace Cagliari, quella metamorfosi di città. Ormai non più di passaggio, non più mordi e fuggi, ma luogo scelto e voluto per sostare, conoscere e scoprire. Questo anche perché il settore extraalberghiero in generale, che è cresciuto abbondantemente, è vero, a Cagliari ci sono oltre 2200 strutture ricettive, nella città metropolitana siamo a oltre 5000. Quindi è vero che c'è stata una grande crescita, ma questa crescita non è solo del settore extraalberghiero in sé, ma c'è un grandissimo indotto legato a questo settore. Quindi sono nati, grazie appunto ai turisti che arrivano in città, moltissime aziende che offrono servizi sia ai turisti che ai gestori. Per fare alcuni esempi, per quanto riguarda i gestori, sono nate aziende che fanno siti web, servizi fotografici, il noleggio della biancheria, lavanderie, imprese di pulizia, imprese di ristrutturazioni, assicurazioni dell'immobile che in questo settore sono obbligatorie. Un mercato nuovo. Un mercato nuovo che dà lavoro a tantissime famiglie. Per quanto riguarda invece i turisti c'è un indotto enorme perché sono le escursioni di diverso tipo, escursioni nei siti storici, in barca, a cavallo, con le bici, il noleggio auto, i transfer per l'aeroporto e così via. Quindi è molto importante capire che ha questo settore una ricaduta enorme nella città. E poi c'è quell'aggettivo, sostantivo, poco importa, indotto, già quel fenomeno provocato da fattori esterni, ovvero il turismo e le esperienze a esso legate. Infine la previsione per questo fine 24. La stagione turistica a Cagliari in tutta la Sardegna potrebbe durare tutto l'anno se ci fossero i collegamenti aerei. I collegamenti aerei della stagione estiva vanno dal primo aprile sino alla fine di ottobre. Il turismo che avremo da qui alla prossima stagione estiva sarà quello locale, anche per Capodanno, perché con pochi collegamenti non possiamo avere niente di meglio. Però Cagliari è una città che si difende perché comunque è una città che piace tutto l'anno. Insomma, il bicchiere di un turismo annuale e non frammentato è quasi pieno, quasi. Intanto a Pirri riapre il mercato di Sbingias, un punto di ritrovo non solo per fare la spesa ma anche per le persone sole. Un altro tassello della Cagliari del futuro è stato apposto. Il mercato civico della municipalità di Pirri riapre, pulito, ammodernato, colorato da un allegorico e benaugurale murales, frutto dell'artista Giorgio Casu. La municipalità di Pirri è ormai parte integrante di quella città turistica che piano piano si sta delineando. Con il suo aspetto ancora molto simile ad un grande paese, sono in molti infatti a sceglierla per vivere o per trascorrere un periodo di vacanza. Sbingias, il mercato civico rionale, è sempre stato un punto di riferimento e il volerlo valorizzare rientra tra gli obiettivi dell'amministrazione cittadina. Un ruolo importantissimo, fondamentale, di presenza nel territorio, di servizi alle cittadine e cittadini, oltre che di valorizzazione dei prodotti e di lavoro nell'ambito di tante iniziative all'interno dei mercati civici. E Cagliari, come altre città italiane ed europee, abbraccia quell'arte di strada e murale che è propria della contemporaneità. Abbiamo usato la narrativa della melagrana per rilanciare il nuovo mercato, quindi la melagrana che porta fortuna e nuovi inizi, le nuove rinascite. Tutta la popolazione sente questo nuovo mercato come una rinascita, quindi si sente tanta positività, ottimismo
L'importante è dare un messaggio che vuol dire che le comunità, gli artisti, chi ci vive nei paesi crede nella rigenerazione, nel fare il bello come messaggio di, anche di rivolta, anche di rifiuto a lasciare gli spazi pubblici lasciati a se stessi. Quello di Isbingias è il primo mercato su cui l'amministrazione comunale ha messo mano e a breve inizieranno altri lavori per riportare i consumatori tra i prodotti freschi. Siamo molto contenti oggi di poter riaprire il mercato con questo bel clima. Soddisfatti anche gli operatori che per ora sperano in una rinascita dopo un mese di attese. A domani speriamo che ci sia un bel afflusso di persone, di modo che questo intervento possa essere anche più produttivo per tutti noi che ci lavoriamo. Conviene fare spesa qui, comunque frutta e verdura sono buonissime, conviene molto. Ecco, che cosa comprerà oggi? Oggi ho già comprato minestrone pronto, e le patate, poi devo prendere insalata, un po' di verdura, tanto per cucinare un po'. Bisogna nuovamente ritornare all'interno dei mercati, conoscere i prodotti, sapere cosa mangiamo. La bellezza, la salvaguardia dell'ambiente, Olbia lo sa bene, molto bene, e pedala verso il futuro. Olbia si prepara ad accogliere un'infrastruttura innovativa che coniuga sport, sostenibilità e turismo. Una pista ciclo pedonale fotovoltaica realizzata dal Cipness Gallura nel distretto industriale. Un progetto che arricchisce l'offerta turistica della città, offrendo ai visitatori un modo ecologico e salutare per esplorare il territorio. Quando è stata programmata, concepita quest'opera, l'intendimento era di integrare appunto un'opera pubblica destinata ad aree di servizi sportivi a favore del territorio, come può essere appunto una ciclopedonale o una pista per running, con l'esigenza anche di produrre energia elettrica da fonte rinnovabile. In questo caso parliamo di fotovoltaico. Quindi si è concepita un'opera da parte della struttura e del team del Cipness che producesse energia elettrica per il proprio fabbisogno attraverso la fonte solare mediante la copertura di piste ciclabili destinate anche ad attività di running. Immaginate di pedalare lungo una pista ciclabile immersa nel verde con il sole che alimenta i pannelli fotovoltaici sopra di noi generando energia pulita. Questa è l'esperienza che vi attende a Olbia grazie a un'opera unica nel suo genere che unisce la passione per lo sport al rispetto per l'ambiente. Da Olbia presto si potrà arrivare nella spiaggia di Pittulungu passando per una pista ciclopedonale lunga oltre 3 km che si snoda attraverso il distretto industriale offrendo un percorso sicuro e piacevole per i ciclisti e amanti del running. Un'occasione per scoprire un volto diverso di Olbia, lontano dal caos cittadino e immergersi in un contesto paesaggistico riqualificato e valorizzato. Questo progetto testimonia l'impegno di Olbia verso un turismo sostenibile e responsabile. La pista ciclabile fotovoltaica, infatti, non solo promuove la mobilità dolce e l'attività fisica all'aria aperta, ma contribuisce anche alla produzione di energia pulita, riducendo l'impatto ambientale del distretto industriale. Un'attrazione che saprà conquistare i turisti più attenti all'ambiente e alla ricerca di esperienze autentiche e innovative. Olbia si conferma così una meta turistica all'avanguardia, capace di coniugare la bellezza del territorio con la sostenibilità e l'innovazione. E l'opera sarà ripagata attraverso appunto la generazione elettrica da fonte rinnovabile che andrà ad abbattere notevolmente, considerevolmente, i consumi energetici dell'ente, quindi con un risparmio di spesa che andrà a ripagare l'opera nella sua interezza, i costi di realizzazione dell'opera nella sua interezza. La fine dei lavori era prevista adesso a inizio 2024, quando si potranno concludere invece? La previsione diciamo è di qualche mese ancora di completamento degli elementi finali dell'opera, per cui credo che nei primi mesi del 2025 l'opera sarà completata, esercitata e la produzione di energia da fonte rinnovabile sarà avviata. Quindi ritengo che ormai siamo veramente al rush finale e potremo vedere la completezza, diciamo, l'integrità dell'opera pienamente funzionante. Quella
quella appena cominciata, una settimana molto molto particolare, dedicata anzi di più al ricordo e l'emozione, la suggestione al mito, vale a dire a Gigi Riva, e quindi c'è la Gigi Riva Football Week a Cagliari, tante le manifestazioni per ricordare la persona. Luigi, prima di tutto abbiamo sentito anche la direttrice generale Elia Serreli. È un simbolo per tutta la Sardegna, l'Unione Sarda non poteva mancare nel ricordo di un mito che davvero ha unito il popolo sardo più di quasi chiunque altro. Esatto, l'Unione Sarda quest'anno ha compiuto 135 anni e proprio qui fuori all'ingresso della nostra sede ci sono tutte le pagine che raccontano le gesta di questo eroe della Sardegna, quindi un ricordo indelebile raccontato dalle pagine dell'Unione, dai video di Videolina, dai podcast di Radiolina, ma soprattutto dal cuore dei sardi. Abbiamo scelto e voluto far parte di questa grande iniziativa organizzata da Giorgio Pizzianti, dallo staff e da tante aziende sarde per unirci anche noi in questa settimana dedicata ai giovani e a tantissime iniziative. Noi con Videolina e Radiolina saremo in onda tutti i giorni per raccontare e ricordare. Il Planetario dell'Unione Sarda tutta la settimana regalerà a chi vuole venire, partecipare, un cielo particolare che è quello del giorno della nascita di Gigi Riva. Abbiamo anche la statua in cera del grande eroe e poi insomma seguite un po' tutti gli eventi che saranno in giro per la città, dall'Ossigeno all'ex manifattura tabacchi, perché sono davvero tanti e credo degni del ricordo di un grande eroe. Qui fuori ci sono già i giornali, il giornale che uscì il giorno della morte di Gigi Riva, le prime pagine dei giornali, ma anche delle immagini che ritraggono Gigi Riva, che molti sardi già hanno a casa, perché sono delle immagini già storiche. Quelle immagini come si possono avere? Si può venire qui all'Unione Sarda? Come funziona? Sì, in questi giorni prima del evento del Planetario potrete avere queste immagini, questi giornali, ma anche in edicola, in tutte le edicole della Sardegna. Tra l'altro c'è anche qualche altra sorpresa che durante questa settimana presenteremo, come uno speciale di 24 pagine esterno dove alcune di queste pagine verranno riprodotte, insomma delle immagini, dei ricordi, delle foto da custodire oltre il cuore. Grideremo insieme Italia, Italia, e patetico non sembrerà. La valorizzazione del nostro patrimonio culturale nel prossimo servizio con la Basilica di San Gavino, che è una basilica che rientra, a parte la basilica più grande, rientra anche nel romanico. La Basilica di San Gavino, proto e Gianuario a Porto Torres, è la chiesa romanica più grande in Sardegna. Edificata nella prima metà dell'undicesimo secolo, la chiesa ha ricoperto il ruolo di cattedrale fino al 1441. L'edificio sorge tra due cortili e sopra due chiese più antiche risalenti al IV e V secolo, delle quali sono stati trovati resti archeologici e da cui proverrebbero alcuni marmi di spoglio individuabili nella struttura. La prima menzione del titolo risale al 1065 ed è contenuta nel Condaghe di San Pietro a Silchi. Invece, dal Condaghe di San Gavino si ricava la notizia della costruzione della basilica in due tempi distinti. La Basilica di San Gavino rappresenta un unicum in Sardegna per la sua particolare pianta con absidi contrapposte. L'interno è trinavato da colonne con capitelli marmorei di reimpiego e da tre coppie di pilastri cruciformi. La navata centrale è coperta in legno, esternamente in lastre di piombo, mentre le navate laterali sono coperte con volte a crociera. Sono di notevole interesse i portali. In quello meridionale troviamo la Porta Santa e il portale gemino-goetico-catalano, costruito nel 1492 in sostituzione di uno precedente romanico. Quest'ultimo venne nello stesso anno smontato da Maestro Zazius e in parte ricomposto nel lato nord.
e decorato da bassorilievi del XII secolo, raffiguranti Adamo ed Eva e una lunetta con una scena di battaglia. Sul lato nord vi sono anche due epigrafi funerarie medioevali, una delle quali datata 1211, reca un monito contro la violazione della sepoltura, una sorta di maledizione. Nel XII secolo fu edificata al di sotto della chiesa una cripta in cui conservare le sacre reliquie di San Gavino e dei suoi compagni di martirio, Protto e Gianuario, patroni dell'arcidiocesi di Sassari. Prima di chiudere uno sguardo velocissimo al nostro palinsesto alle 13.30, hashtag musica è il programma che racconta le nuove generazioni con il pretesto della musica a seguire i reperti raccontano la storia. Ok, ok. Nome Matteo, cognome Floris, nome d'arte Grizzi. Dietro le quinte abbiamo la mamma. Bene, io termino qua, vi do appuntamento alle prossime edizioni con il nostro magazine. Per chi non c'era, c'è il sito tcs.tv, la pagina YouTube, poi i nostri social dove potete taggarci o con l'hashtag Telecosta Smeralda oppure con la chiocciola. Grazie!